non è più quella di prima. Vorrei sempre una forza fermentatrice nella società cristiana, in tutta l'umanità possiamo dire, perché da tutte le parti del mondo si guarda Francesco, anche se sotto diverse angolature. Eppure la patria di Francesco è il luogo centrale di Francesco in Assisi, la sua basilica che era vanto dell'Italia, vanto del mondo, e centro di vita, è stata colpita quasi a morte. E tutto questo ha scosso noi francescani, che vi abbiamo avuto due morti, frati, abbiamo avuto la dispersione di tanti frati che non possono più abitare nei luoghi francescani, per cui siamo tutti chiamati a comprendere il messaggio che questo evento porta, perché ogni evento nella storia porta un messaggio di Dio, e i primi a dover comprendere il messaggio siamo noi, francescani, ma anche tutti noi, figli d'Italia, anche noi uomini del mondo, perché Francesco è il santo universale, siamo chiamati a riflettere. Ogni evento in natura è una voce di Dio, un segno di Dio. Gesù diceva: ipocriti, sapete conoscere i segni del cielo? Se domani farà buon tempo o cattivo tempo e non sapete conoscere i segni dei tempi, è un invito a leggere i segni dei tempi, ad ascoltare il messaggio di Dio attraverso i segni. E non è facile cogliere il messaggio genuino di Dio nei segni che Egli ci manda, però riflettendo, illuminandoci dalla parola del Vangelo, noi possiamo percepire qualche cosa di questo messaggio di Dio. E i messaggi di Dio vanno colti tutti, vanno ascoltati per la nostra correzione, per il nostro bene, perché il Padre manda i segni per il nostro bene, parla per il nostro bene. Un primo segnale che noi possiamo cogliere è questo, che di punto in bianco una costruzione può crollare quando c'è una scossa forte della terra. Ecco, io scuoto la terra, scuoto il mare e la terra ferma. È un versetto che ho letto proprio ieri sera, prima di chiudere gli occhi. È il Signore che scuote la terra, fa tremare la terra e può far crollare quello che noi abbiamo fabbricato sulla terra. Però chi edifica sulla roccia, che è Cristo, quando dovesse venire il terremoto, poiché è una roccia eterna, non crollerà. Ecco un primo messaggio personale che dobbiamo cogliere, perché non dobbiamo cogliere i messaggi per gli altri. Il Signore parla a tutti, ma parla a ciascuno di noi, e dobbiamo essere noi i primi a cogliere il messaggio
in chiave personale e farne tesoro. Come è stata costruita la tua vita? E su solide basi, sulle basi della santa fede, oppure è una costruzione così debole che al primo urto non c'è bisogno dell'ottavo grado della scala Mercalli, ma bastano 2 o 3 gradi, 2 o 3 magnitudo per farlo crollare? È un invito a fabbricare la nostra vita sulla fede, sulla speranza, sulla carità, a radicare la nostra vita in Cristo Signore e a liberare le nostre costruzioni dalle scorie che si sono frapposte tra pietra e pietra e che rendono più debole la costruzione, perché corrodono la costruzione stessa. Chiediamo allora al Signore di purificarci, di purificare la nostra costruzione e di radicarla più saldamente col cemento del suo amore, in modo che possiamo resistere a tutti i terremoti che possono venire nella nostra vita personale, nella nostra vita familiare. Chiediamo al Signore questa profonda purificazione, perché la nostra costruzione sia più salda, compatta, in modo da resistere alle tempeste. E chiediamo poi al Signore un'altra cosa, perché il messaggio di Dio ha pure un altro versetto: convertitevi e fate penitenza. E una voce che risuona sempre nella Chiesa, sempre, che risuonava sulla bocca dei profeti, che risuonava fino nell'ultimo profeta, Giovanni Battista: convertitevi e fate penitenza, che risuonava sulla bocca di Cristo quando iniziò il suo ministero: convertitevi e fate penitenza, che risuona continuamente sulla bocca di nostra Madre Maria. In tutte le apparizioni essa ci dice: convertitevi e fate penitenza. Un terremoto è una voce di Dio che ci dice: attenti, perché crollerete da un momento all'altro, potreste morire. Convertitevi e fate penitenza. E allora questa mattina noi chiediamo al Signore 2 cose. Innanzitutto la conversione del cuore, della vita. Chiediamo al Signore di rivedere la nostra posizione spirituale e chiediamo al Signore di purificarci e di darci quei sentimenti buoni improntate alla fede, alla speranza e soprattutto all'amore, per ricostruire la nostra vita su di Lui che è Cristo, convertirci cioè dalle opere perverse che abbiamo fatto, convertirci da una vita sciatta, disordinata o comunque una vita distratta dal vero impegno cristiano che e conformarci a Cristo, e poi lasciare al Signore di costruire la nostra vita, collaborare al Signore a ricostruire la nostra vita su basi cristiane, non su basi umane, non su basi troppo pagane, come talvolta può succedere e succede vivendo in questo mondo corrotto e corruttore. Sì, Signore Gesù, noi ti chiediamo perdono dei nostri peccati. Abbiamo peccato contro di te. Il peccato è il grande nostro nemico e il nemico del genere umano. È il nemico da cui dipende tutto il male che esiste nel mondo.
convertici, Signore, a te. Signore, vogliamo camminare nella tua luce, vogliamo camminare nel tuo amore, vogliamo ricostruire la nostra vita. Convertici, oh Signore, perché abbiamo peccato, abbiamo errato, e purificaci, oh Signore, purifica la mente dei pensieri che non sono cristiani, purifica il cuore da tutti i sentimenti che non sono improntati all'amore, purifica tutta la nostra vita perché sia degna della del nome di cristiana, vita cristiana. O Signore Gesù, ecco, in questo momento noi invochiamo il tuo aiuto, invochiamo il tuo spirito, mentre l'acqua lustrale bagnerà le nostre teste e penetrerà nella fede dentro il nostro cuore. O Spirito di Dio, scendi su di noi, fa maturare dentro di noi i sentimenti di contrizione, di dolore dei nostri peccati. Metti dentro di noi il bisogno della purificazione di tutta la nostra vita e una volontà ferma di vivere secondo i dettami del Vangelo, di costruire la nostra vita in Cristo Signore, perché non possiamo incappare improvvisamente in un disastro che può venire da un momento all'altro, non tanto il disastro materiale quanto il disastro spirituale. Signore Gesù, mandi il tuo spirito dentro di noi perché siamo illuminati nella fede, rafforzati nella carità e spinti sempre nella speranza verso un mondo futuro. Purifichiamo, Signore, con l'issopo, estropi bianco dalla neve,
Manda dal tuo costato, Cristo Signore, l'acqua che purifica e rinnova la vita. Amen. Questa celebrazione penitenziale rendici degni di partecipare al banchetto eucaristico. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Voi mi domanderete, e allora che cosa dobbiamo fare? E il Signore risponde per mezzo dei profeti, risponde per mezzo del suo Figlio stesso, con le parole del Vangelo. Ognuno faccia la verità con il suo prossimo. Siano equi i vostri giudizi alle porte della città. Nessuno fabbrica sulla menzogna, né con Dio né con gli altri, ma nella verità. Ognuno compie il proprio dovere secondo il proprio stato, come dice Giovanni Battista, a tutte le categorie di persone che si avvicinano a lui. Il soldato si contenti delle sue paghe e non faccia sciopero. Il marito ami la moglie e la moglie rispetti ed ami il marito. E siano intatti, immacolati i vostri talami, perché è il talamo del Signore. E ancora, amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato, non maledite, ma benedite sempre. Non covate odio dentro il vostro cuore, ma germogli la benedizione dentro il vostro cuore, sempre e dovunque. Camminate nella giustizia, nella santità della vita. Santificatevi ogni giorno, perché senza la santificazione non c'è salvezza. Sono queste le risposte che dà il Signore a tutti i nostri interrogativi. O Signore, tutte queste risposte sono valide, ma abbiamo bisogno della tua grazia. Apri pertanto ancora una volta i nostri occhi per vedere. Apri la nostra volontà perché noi possiamo aderire al bene e dacci la forza di camminare nella strada che tu hai segnato, non torcendo né a destra né a sinistra. Amen. Preghiamo. Signore, è la festa del grande patriarca Francesco. Egli, tuo giullare, cantavi a te, cantava con tutte le membra del suo corpo, cantava soprattutto con la vita. Fa che anche noi cantiamo in questo momento, pur nel dolore, pur nella consapevolezza di essere peccatori, ma vogliamo cantare a te, perché la gloria a te si addice ed è gradita a te il gloria quando sale al cielo dalla bocca dei peccatori pentiti. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Figlio
se non colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Si legge sempre con grande compunzione questa pagina del Vangelo e si ascolta nella profondità del cuore questa preghiera di ringraziamento che Gesù rivolge al Padre, chiamandolo con i titoli più belli: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché ti benedico, o Signore dell'universo, Signore degli uomini, Signore degli angeli, Signore del cielo e Signore della terra. Ti benedico perché hai tenuto nascosto il mistero della salvezza, il mistero della conoscenza divina. Ai grandi di questo mondo e lo hai rivelato ai piccoli, ai poveri. Questo mistero nascosto, come dice l'Apostolo agli Efesini, nascosto anche agli angeli del cielo, alle potenze, alle potestà, ai principati. Questo mistero che comporta la conoscenza profonda di Dio, del piano di Dio, è stato rivelato ai piccoli. I piccoli sono quelli che sono nati dallo Spirito, quelli che sono nati dalla carne, i sapienti, gli astuti, gli uomini di questo mondo appartengono al vecchio mondo e non possono comprendere il mistero del nuovo mondo. Diceva Gesù a Nicodemo: bisogna nascere di nuovo, dall'alto, non dal basso. Perché la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Bisogna nascere dallo Spirito per essere figli di Dio,
appartenere alla nuova generazione, quella dell'ottavo giorno, per essere creature nuove. La creatura nuova è dotata, come la creatura vecchia, di nuove facoltà conoscitive, sensitive. La creatura nuova è dotata dallo Spirito di occhi nuovi, di orecchie nuove, di gusto nuovo, di olfatto nuovo, di tatto nuovo. È una creatura nuova completa, e come attraverso i sensi noi conosciamo, abbiamo la prima conoscenza, la conoscenza sensibile, così attraverso questi sensi spirituali creati dallo Spirito abbiamo una prima conoscenza di Dio, e come attraverso la ragione noi conosciamo quello che i sensi ci danno ragionandoci sopra, così attraverso la fede, sfruttando le conoscenze dateci dai cinque sensi spirituali, noi penetriamo nel mistero di Dio, nel mistero del mondo nuovo, e conosciamo Dio così come Egli conosce noi. Ecco perché Gesù aggiunge: che nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Però questa conoscenza che è vita, perché è una conoscenza esperienziale, è l'esperienza di Dio profonda e comunicata dal Figlio ai piccoli. Perché? Perché, o Padre, così è piaciuto a te. E sono i piccoli, i nati, cioè nuovi dallo Spirito, dotati dei cinque sensi spirituali e dotati della fede, sono questi che penetrano nel mistero di Dio, conoscono Dio come Dio conosce noi. E siccome la conoscenza di Dio è vitale, per noi è vita questa conoscenza. Lo diceva Gesù: questa è la vita eterna, che conoscono te, o Padre, e conoscono colui che tu hai mandato, Cristo Signore. La conoscenza del Padre, la conoscenza del Figlio nello Spirito è vita, la vita nuova, la vita vera, la vita eterna. E questa conoscenza l'hanno i nati dello Spirito, i piccoli, quelli che crescono nello Spirito, sono guidati dallo Spirito. La carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. La ragione umana non può arrivare a penetrare il mistero di Dio, ma si entra in Dio attraverso la fede e si gusta Dio, si vede Dio, si sente Dio, si tocca Dio attraverso lo Spirito che vive in noi con i sensi spirituali. È per questo che l'uomo spirituale giudica tutto e tutti, e non è giudicato da nessuno,
perché il pensiero di Cristo è in lui. Ecco perché l'uomo spirituale ha i sentimenti di Cristo, l'umiltà e la mitezza, e non è vinto da nessuno. Tutto si piega davanti a lui, in cielo, in terra e in ogni luogo, perché egli è in Cristo. Chiediamo al Signore di entrare in questa dimensione conoscitiva. Noi abbiamo il soffio dello Spirito. Lo Spirito soffia dove vuole. Tu sai di dove viene e dove va? Cioè, senti di dove viene, sento dove va, ma non conosci il luogo da cui parte e il termine a cui giunge. Così è chiunque è nato dallo Spirito. I nati dallo Spirito sono i piccoli, nati da Dio, per la parola di verità che è stata seminata in noi. Genere in Cristo con la parola di verità, ed è lo Spirito che sviluppa il seme genetico in conformità al gene di Cristo, perché tutti possiamo essere immagini conformi al primogenito, figli di Dio nel Figlio di Dio. Non c'è posto per altri nel regno di Dio se non per i Cristi, e i Cristi li forma lo Spirito Santo. Se qualcuno è conforme a Cristo perché è fatto, stampato dallo Spirito, formato intimamente nella mente, nel cuore, nell'anima e nel corpo dello Spirito, se qualcuno è Cristo perché lo Spirito Santo forma Cristo, costui è cittadino del Regno. Non si può essere cittadini del Regno, partecipi della conoscenza di Dio, se non si nasce dallo Spirito, se non si è fatti dallo Spirito, in conformità a Cristo. E adesso ecco la lezione che ci dà Gesù. Voi tutti sgretolati, voi tutti giacenti a terra, voi tutti disillusi, venite a me, ed io restaurerò le vostre rovine. Come? Guardate a me. Imparate da me, mite ed umili di cuore, e nella mitezza, nell'obbedienza a Dio e nell'umiltà profonda che troviamo la via della salvezza, la via della restaurazione, la via nuova per diventare Cristo nello Spirito e comprendere Dio e vivere di Dio. Non ci sono altre vie, quella via è Cristo. E in Cristo i binari sono l'obbedienza, omitezza e l'umiltà. Lasciamo che lo Spirito ci ricostruisca attraverso i due binari dell'umiltà e dell'obbedienza, della sottomissione a Dio e dell'umiltà di cuore, del rinnegamento di noi stessi. Ci ricostruisca creature nuove per poter vivere ed entrare nel mistero di Dio, conoscere Dio come Dio conosce noi. Tale Francesco d'Assisi, il piccolo, il povero, che cantava sempre nella sua piccolezza, nella sua umiltà, colui che anche nel corpo fu reso dallo Spirito
compormi a Cristo quando sulla Verna, 2 anni prima della morte, fu colpito dalle 5 piaghe. Le sue mani, i suoi piedi, traforati dal raggio di luce, il suo cuore trapassato da un raggio potente di luce che veniva dal Cristo sotto la forma di Serafino, rendevano Francesco simile a Cristo, un Cristo vivente, opera dello Spirito. Quello che avviene in Francesco deve avvenire in misura forse minore, ma non meno incisiva, in ciascuno di noi, perché il Padre riconosce Cristo, riconosce figli che si chiamano Gesù, non riconosce altri, perché l'oggetto dell'amore del Padre è tutto, totalmente il Figlio. E tutti quelli che si trovano nel Figlio e dallo Spirito sono ricreati ad immagine del Figlio. Salutiamo Francesco, che è un'immagine viva del Cristo vivente. Guardiamo a lui, a questo portento di santità, e chiediamo allo Spirito di farci come questo modello umano, che più degli altri rassomiglia al modello divino che è Cristo Signore, e umiliamoci davanti alla messa di Dio. Ritiriamoci dalla nostra umanità perversa, dai nostri peccati, dalla vecchia generazione destinata a crollare. Tutto crolla, tutto crolla. Ecco il testo che mi viene del profeta Isaia. Grida, grida, grida a squarciagola. Che cosa devo gridare? Grida. Ogni carne fieno fiorisce al mattino, dissecca la sera, ogni carne fieno, ma la parola di Dio rimane in eterno. Tutto in noi è fieno, fioriamo al mattino, dissecchiamo la sera, ogni carne fiena. Tutto ciò che nasce dalla carne è carne e perisce. Tutte le opere nostre che sono opere della carne crolleranno, rimarrà soltanto la parola di Dio. Beato colui che possiede la parola di Dio. Beato colui che si fonda sulla parola di Dio, perché quando tutto crollerà, siccome la parola di Dio è eterna, egli non crollerà, perché porta la parola che non viene mai meno. Amen. Voi mi dite, perché in molti è germinato questo pensiero, voi mi dite, come è possibile tutto questo? Bello il linguaggio, bella la visione, ma come possiamo realizzare quello che tu dici? E il Signore risponde, credete a me, io opere meraviglie, cose nuove sulla terra, non me ne accorgete. Le cose vecchie sono passate, ne nascono delle nuove, anche dalle pietre possono nascere i figli di Dio. Credete a me, abbandonatevi al mio Spirito e vedrete, perché ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Il mio Spirito soffia dai 4 venti e può fare di un esercito di morti un esercito di viventi, perché questa è la potenza del mio Spirito.
Soffio Spirito di Dio, soffia dai quattro venti e fa che le ossa morte rivivano. Immetti Spirito di Dio l'alito di vita, l'alito della vita nuova dentro di noi, perché possiamo essere un esercito che si muova verso i traguardi dello Spirito. Nasce un popolo nuovo, voi siete il popolo nuovo, il popolo nato dal mio Spirito. Cantate tutti al Signore, supplicatelo, lamentatevi con Lui, invocatelo con potenza. Adesso, in questo momento, nessuno taccia, ma tutti rivolgono al Signore, Signore che dà la vita. Signore Gesù, tu sei venuto qui in un popolo prostrato, malato, bisognoso di te. Tu sei la salute piena, tu sei la vita, e tu sei venuto ad annunziare la vita. Tu sei venuto a chiamare tutti perché si innestino in te e diventino per il tuo Spirito creature nuove. E tu prepari questa nuova nascita guarendoci, liberandoci, facendoci forza, perché tutti guardiamo a te come il Salvatore. Siamo ancora pellegrini in questo mondo, agogniamo sia la vita nuova. C'è sì in noi il germe della vita nuova. Siamo i figli della resurrezione, ma abbiamo ancora questo corpo che grava su di noi, questo corpo di peccato. Abbiamo bisogno che ancora il tuo sangue ci vivifichi. Ecco perché tu che sei la guarigione nostra, tu che sei la liberazione nostra, tu questa mattina vuoi che noi guardiamo a te come la resurrezione e la vita. Guardiamo a te come a colui che ci guarisce dalle nostre infermità. Vogliamo guardare a te come colui che ci libera da tutti gli impedimenti che ostacolano la tua venuta dentro di noi, che ostacolano lo Spirito di prendere possesso di noi e portarci alla vera vita. E allora vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù, in mezzo a noi, in mezzo a questo popolo pellegrino chiamato all'eternità, ma ancora in cammino su questa terra di esilio. Vieni in mezzo a noi e rendici abili a cammino, sana le nostre ferite. Guarisci anche i nostri corpi, dacci forza e coraggio perché ci possiamo mettere dietro di te, camminare dietro di te verso la Patria Celeste. Amen. Preghiamo per Dario Orlando, di 24 anni, è in coma. Ha avuto un incidente, il sindaco ha telefonato ieri
voleva che qualcuno di nostri andasse per una preghiera. Non siamo potuti andare, ma ugualmente ci prega di intercedere e siamo qui tutti ad intercedere per Dario Orlando, di 24 anni che è in coma. Signore, risollevalo. Signore, sveglialo dal coma. Mandi il tuo angelo a svegliarlo, perché sia glorificato il tuo nome. E ti chiediamo di svegliare tutti quelli che sono in coma nei nostri ospedali. Manda i tuoi angeli, Signore, a Villa Sofia, al Civico, altrove, dove si trovano persone in letargia, in coma, e svegliali. Dì a tutte queste persone, svegliati, svegliati, e Cristo ti illuminerà. Amen. Signore, concede anche tante guarigioni. Vengono così dalla sala parole di conoscenza. Diciamo soltanto che il Signore tocca, questa mattina tocca, tocca un fegato, tocca le orecchie di una persona che ci sente pochissimo e si aprono, tocca gli occhi lacrimosi di un'altra persona, tocca il ventre di una persona, tocca la testa di una persona dove c'è un grave male. Signore, sta toccando le ossa di molte persone e il Signore che tocca e guarisce. Ringraziamo il Signore e crediamo alla Sua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu ci stai toccando, perché Tu ci stai guarendo, perché Tu tocchi anche il nostro cuore. E dice una persona, io ti sciolgo i polsi dal laccio con cui sei avvinto, io sciolgo il tuo cuore da una passione violenta che ti attanaglia. Signore, noi ti ringraziamo e delle guarigioni spirituali, delle guarigioni fisiche e delle liberazioni che stai concedendo. Ti ringraziamo per una consolazione insperata. Ecco, io vengo a casa tua e porto oggi una buona notizia. Noi ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo e proseguiamo così nella Santa Messa dopo aver letto un bel testo che il Signore ci dà nel profeta. Il Signore torna ad avere pietà del suo popolo. Il Signore si è impietosito. Il Signore calpesta tutte le nostre colpe. Il Signore conserva a Giacobbe la sua fedeltà. Egli ha giurato così ai nostri padri. Ci conserva la benevolenza data ad Abramo fino ai tempi antichi. Il Signore si è impietosito di noi, come detto in un altro testo. Tu non dovrai ancora patire, perché io rinnovo il mio amore su di te, mi sono impietosito di te e la mia mano ti ha toccato. Amen. Ti benediciamo per quello che hai detto, che hai fatto. Tu ci hai creati, tu hai dato un'occupazione a ciascuno di noi in tutte le opere che è disposto che noi praticassimo. Tu hai messo dentro di noi la nozione dell'eternità e dentro il nostro cuore, e tu la fomenti con la fede in te e lo spirito che ci sollevi in alto. Ma intanto vuoi che noi ci occupiamo delle cose che tu ci dai qui sulla terra, e in tutte queste cose che facciamo noi abbiamo il tuo santo timore, pensando che dobbiamo rendere conto a te di tutto quello che facciamo. Signore, ti ringraziamo
di quelle che tu uccidai, perché soprattutto ci hai tolto l'iniquità del cuore. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato, che non serba per sempre l'ira, ma si compiace d'usare misericordia? Tu getti in fondo al mare tutti i nostri peccati, tu conservi a ciascuno di noi la tua benevolenza, perché tu ci ami. Grazie, Signore, di questa parola di conforto. Noi vogliamo camminare davanti a te, vogliamo proseguire il nostro cammino. E adesso, Signore, concludendo questa nostra celebrazione, noi ti vogliamo portare in processione. Vogliamo che sii tu ancora a ravvivare dentro di noi la forza della comunione che abbiamo preso. Noi abbiamo assunto il tuo corpo, e il tuo corpo è germe di vita. Ti chiediamo, Signore, che al tuo passaggio quella comunione che abbiamo ricevuto sia risvegliata e per questo produca il suo effetto salutifero nell'anima e nel corpo. O Dio, che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e, imitando la carità e il fervore apostolico di San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E adesso passerà Gesù in mezzo a noi. Ve lo ripeto, tutti abbiamo ricevuto Gesù. Il suo corpo con le specie divine è ancora dentro di noi. Al passaggio Gesù, nella nostra fede, risveglierà la forza di guarigione, di liberazione che contiene il suo corpo vivo. E il Signore produrrà guarigioni in mezzo a noi, liberazione in mezzo a noi per l'Eucaristia, che è sempre viva e che abbiamo ricevuto.